Ciao Glitters e bentornati sul canale. Oggi primo episodio della nuova serie dedicata a Miraculous, Shot Blank. Siete pronti per vedere cosa combineranno i nostri eroi? Inizia la storia. Marinette! Marinette! Devi svegliarti, forza! Marinette, su, devi andare a scuola! Non voglio andarci, Tiki, lasciami stare. Oh no, Marinette, così non va proprio bene. Non devi farti buttare giù da questa cosa. Da questa cosa? Tipo che il mio fidanzato è diventato cattivo e non si ricorda più di me? Oh, giusto, sì. Beh, messa così suona effettivamente molto male, ma tu sei Ladybug. Vedrai, ce la farai a far tornare Adrienne alla normalità. No, non è vero, non ho saputo nemmeno proteggerlo. Nulla sarà più come prima. Oh, e va bene, Marinette, mi costringi a chiamare i rinforzi. I rinforzi? Signorina Marinette Dupei Chang. Potevano anche darle un nome più corto. Che cos'è questa storia che non vuole andare a scuola, eh? Oh, no, i rinforzi... Per rinforzi si riferiva a Candy. Sì, esatto, hai qualche problema? Sarà il tuo incubo peggiore. Forza, ragazza! Muovi il culetto e andiamo a scuola. Candy, ma come farò ad incontrare Adrienne? Come farò a parlarci? Scoppierei subito a piangere, lo so. Beh, allora piangi, non ci vedo assolutamente niente di male. La cosa peggiore è che tu non vuoi andare a scuola. Marinette, la tua vita non può finire così. Sei un'eroina, quindi combatti. Ed anche fare le cose normali come andare a scuola quando ci capitano cose brutte è combattere, non solo quando si va a un costumino rosso con i pallini neri. Hai ragione, Candy, è che io mi sento così debole in questo momento. Non sopporterei nemmeno il suo sguardo. Beh, e tu concentrati sullo sguardo della tua professoressa, vedrai. Ti distrarrà nel modo giusto, visto che ieri sera per cercare Shot Blank non hai studiato. Anche questo è vero. Ok, proverò a concentrarmi sulla professoressa. E comunque, Marinette, noi ancora non sappiamo che effetti ha avuto la trasformazione di Chat Noir sul suo essere Adrienne. Potrebbe comportarsi in modo normale. Non lo so, Tiki. Personalmente spero solo che non venga a scuola. Adrienne! Ecco. Oh, eccolo, si avvicina. Come sarà? Sarà cattivo, sarà buono, non si ricorderà niente. Come potrebbe minacciarmi qui a scuola? No, oh, che paura, che paura. Ciao, Marinette. L'indifferenza. È totalmente indifferente. Oh. Per me dovresti provare a parlarci, Marinette. Ehi, Adrienne. Adrienne, scusa, avrei bisogno di parlarti. Ehi, cosa c'è, Coccinella? Come mi hai chiamata? Coccinella, perché non ti piace? Peccato, suona così bene. Mi hai chiamato così perché suona bene? Sì, e per cos'altro, scusa? Non ti ho sempre chiamata così, perché sei così sorpresa adesso? Ok, lascia stare e puoi chiamarmi come vuoi. Io volevo solo sapere come stai, ecco. Come sto, eh? Marinette, se vuoi uscire con me, basta chiederlo, come fanno tutte le altre. Che cosa? No, io non voglio uscire con te, Adrienne. Beh, ottimo, tanto meglio, visto che sono già impegnato. Beh, allora ci vediamo, Marinette, ciao. È già impegnato, ma Adrienne, con chi sei impegnato? Io sono fidanzato con Lila, Marinette. Ormai lo sa quasi tutta la scuola. Con Lila? Ma certo. Hai visto, Tiki? Ora fanno coppia fissa, sia trasformati che non. Come facevi tu con... Sì, come facevo io. Oh, povera Marinette. E la Marinette, allora com'è andata a scuola? No, alla grande, Candy, ho preso 2 in matematica perché ieri non avevo studiato. E Adrienne è fidanzato con Vulpina anche nella realtà. Va tutto alla grande, vero, Candy? Il mio istinto da detective rivela un tono da serial killer. Sì, infatti!
No, 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 così non ci siamo, Marinette. Fra poco arriverà il mio informatore, vedrai, sistemeremo tutto. O comunque riceveremo delle informazioni in più, è a questo che servono gli informatori. Il tuo informatore? E chi sarebbe? Chi potrebbe aiutarci contro Adrian? La persona più vicina a lui. Ciao, Candy! Ciao, Esmeralda. Scusa, Candy, ho fatto prima che ho potuto. Ciao, Marinette. Sì. Ottima idea. Esmeralda potrebbe essere un ottimo informatore. Brava, Candy. Detective Candy al momento. Na 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 na. Wow. Esmeralda, vieni con me. Dove andiamo, Candy? Vieni. Oh. Prego, siediti qui. Ok. Molto bene. Mi dica, signorina Esmeralda, che cosa sa su Adrian? A che ora è tornato ieri sera a casa? Candy, ma mi stai interrogando? Quelle domande le faccio io. E sì, ti sto interrogando. Qualche problema? Penso di no. Perfetto. Allora, cosa sai dirci su Adrian? Il suo comportamento è cambiato in qualche modo? Oh, beh, no, non moltissimo. So che... Parla pure, Esmeralda, non farti problemi, ok? Che ha una nuova fidanzata e l'ha portata anche a casa, cioè sempre a casa nostra. E poi non fanno altro che parlare di un piano, ma io non sono riuscita a scoprire molto. Purtroppo non mi fanno avvicinare. Eccellente! Il solo fatto di sapere che hanno un piano ci porta un passo davanti a loro. Sei sicura, Candy? Ma non sappiamo cosa hanno in mente di fare. Sappiamo che agiranno, Marinette, e questa è una cosa importantissima per raccogliere altre informazioni. Ricorda, can che abbaia non morde. Oh, come si sa già, Candy. Comunque io voglio darvi una mano. Ragazze, ragazze! Oh, ciao, Melanie. Ciao, Esmeralda. Ragazzi, Volpina e Shotblank stanno di nuovo mettendo a soqquadro la città. Stanno riempiendo tutto di zucchero filato. Di che cosa? Psh, wow, 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 ci attaccano! Oh, che cos'è? Che cos'è? Ah, sarà un'illusione di Volpina. Beh, se è un'illusione è fatta davvero bene. Confermo, questa non è un'illusione. Ma com'è possibile far piovere dello zucchero filato su tutta la città? Perché ora le mie illusioni hanno una marcia in più. Volpina, lo sapevo che c'era il tuo zampino. Oh, ma quindi è vero, perché non lo proviamo? Sì, proviamolo. Marinette, ma come siamo arrabbiate. Che c'è? Qualcuno ti ha rubato il fidanzato? Oh, io! Ah, è così, è lei! Oh? Questa è la Marinette di cui mi hai parlato? Sì, gattino, è lei. Beh, a vederla! Non sembra tutta questa grande minaccia. Shotblank, signorina. Eh? Al suo servizio. Lasciami! Ma tu non ti ricordi di me? No. È la prima volta che ti vedo. Beh, quindi, è lei? A lei il Miraculous? Potresti darmelo, per favore? Che cosa? Osi chiedermelo così? E secondo te, io darei il mio Miraculous a te per consegnarlo a Papillon? Giammai! Ah, capisco, scusa, è che credevo che ci tenessi alla salute di queste povere bambine. Ah, che cosa? Oh no, Candy! Candy, ma che cosa ti è successo? Marinette, mi sto trasformando in uno zucchero filato. Credevo fosse più bella come cosa, invece... No, diventerò zucchero filato e qualcuno mi mangerà. Oh no, Candy, non preoccuparti, ti salverò io. Hai osato prendertela con delle bambine. Tiki, trasformami! Ora te la vedrai con me, Shotblank. Sai, non penso proprio che tu sia... Oh, accidenti, mi ha colpito! Volpina, mi ha colpito! Sì, e non hai idea di quanto la cosa mi diverta! Non costringermi a farti del male, Shotblank!
Oh, interessante. Che cosa? Oh no! La mia gamba è di zucchero filato! Oh, grazie, Volpina. Ah, ecco come funziona, Marinette! Shab Blanc ha il potere di rendere reali le illusioni di Volpina, quindi devi comunque sconfiggere lei! Candy, ho già detto quanto adoro il tuo istinto da detective? Sheila... Devo fare in fretta! Lucky Charm! Del miele? Ma cosa ci faccio con il miele? Oh no, la mia gamba non mi regge più! Sai, da come ne parlavano Volpina e Papillon, sembrava così difficile sconfiggerti. E invece guardati, è bastato un po' di zucchero filato. Sai, gattino, forse ti sfugge una cosa. Cosa? Sei finita, consegnami il Miraculous. Ti sfugge che ho due gambe. Devo farcela, ho una sola possibilità. Prendi questo! Che cosa? Toglietemi questo miele dalla faccia! Oh no, i miei capelli! Il mio vestito! Ma... Oh oh, un alveare! Qualcuno ha molta fame, Volpina, ti conviene scappare? Volpina, aspetta! Sei furba, Ladybug, ma non finisce qui. Miraculous Ladybug! Oh, meno male. Penso proprio che non toccherà zucchero filato per mesi. Grazie, Ladybug, ci hai salvate. Per ora è davvero difficile contrastarli senza Chat Noir. Sì, beh, ma come ti dicevo, abbiamo raccolto delle belle informazioni. Tipo? Tipo che Adrien da Chat Blanc non si ricorda niente e viceversa. Altrimenti avrebbe riconosciuto Marinette e riconosciuto te, Esmeralda. Invece no, Chat Blanc è il burattino di Papillon. Hai ragione, Candy. Questo potrebbe essere un ottimo punto a nostro vantaggio. Oh, che giornata. Sì, in effetti non è stato per niente carino vederti combattere contro Chat Noir. Già, era così diverso, eppure... Eppure? Non lo so, dopotutto è sempre lui. Ela, bonsoir! Cosa? Perdona l'intrusione, sai, passavo di qui e... E cosa? Volevo complimentarmi con te. Tu vuoi farmi complimenti? Certo, sai, io credo che tu mi veda più cattivo di quello che sono. Perché non lo sei? Hai attaccato delle bambine oggi. Per avere il tuo miracolo, sì, insomma, se tu me l'avessi consegnato non sarebbe successo niente. Chissà, forse sei tu a non essere così tanto buona. Non ci provare a mettere in discussione questo punto. Io sono un'eroina al servizio di questa città e la difenderò ad ogni costo dai cattivi come te, Volpina e Papillon. Sai, sei ancora più carina quando ti arrabbi. Toglimi le mani di dosso. Chissà, magari potremmo diventare amici. Buonanotte, signorina Marinette. Ah, e la prossima volta che ci scontreremo, sappi che non sarò così gentile con te. Che rabbia! Però ha detto che sono carina. No. Non devo pensarci. Però se fossi ancora innamorato di me. Beh, sì. Non è male come piano. Potresti provare a far innamorare Chat Blanc di te. Dopotutto è sempre lui, Marinette. È sempre Adrien. Non lo so. Ci penseremo domani. Ora voglio solo dormire. Bene, Glitters, il nostro episodio finisce qui. Che cosa ne pensate dell'idea di Tiki? Scriveteci la vostra qui sotto nei commenti. E mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, mettete un bel pollice in su, cliccate qui per iscrivervi al canale e qui per non perdervi tutti gli altri video dedicati ai vostri giochi preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!